Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera. Niente, ho seguito la partita del Napoli, ma più che seguirla, diciamo che ho vista, diciamo, l'ho sentita per radio. E niente, vorrei rispondere a quelle persone, quei fanatici malati. Vorrei dire, ma come? Hai vinto tu col Napoli in casa, hai vinto tu col Benevento in casa, 6-0, il Barcellona d'Italia, il calcio spettacolo, il calcio brasiliano, il calcio che fa divertire. La Juve ci ha vinto 7-0, il Sassuolo si è scansato, il Sassuolo non era nessuno, il Sassuolo è la seconda squadra della Juve, il Sassuolo è sotto, il Sassuolo sopra e via dicendo. Ma ragazzi, ma secondo voi queste persone possono essere mai normali? Io come dico sempre, questi qua un po' di malattia ce l'hanno, ma ce l'hanno veramente una grande malattia. Però con tutto ciò hanno vinto anche stasera. Si sapeva che a Benevento vincevano, una squadra dilettante, che giustamente che il Benevento deve stare tra la B e la C. Quelli sono i suoi campionati, deve stare dalla B alla C, a differenza del Sassuolo che sta già da 4, 5 anni, 6 anni in Serie A, che poi giustamente ha cambiato tutto, diciamo, ha cambiato allenatore, ha cambiato staff tecnico, staff ha cambiato staff preparazione e tutto. Comunque hanno vinto anche stasera. Ragazzi, 9 il 5 di 6, 6 è finito. Napoli si fermerà con la Lazio, sperando, ma io credo che si fermerà con la Lazio. La Lazio venne a Napoli per prendersi il punticino, se non viene a prendere per collocare il punticino. Comunque poi quello che ho sentito di Mertens, speriamo che Mertens non si è fatto nulla. Speriamo che non si è fatto nulla e che la prossima partita gioca. Se no comincia a dire, non ci mancava Mertens, ci mancava quello, ci mancava quell'altro. Come fanno sempre, no? Sti piancina, come fanno sempre. Io spero che non si è fatto nulla, che continua a giocare sempre così. E poi vediamo alla fine. Poi giustamente, come hanno detto per radio, il calcio di rigore era stato revocato per un fuorigioco di rientro. Va bene così. Dobbiamo ancora soffrire un'altra settimana, perché non ne voglio vedere più la coppa. Non ne voglio vedere più. Ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo domani, farò una piccola sintesi della partita della Juventus, ma non a quanto la partita stessa, ma diciamo ho visto una grande Juventus a livello fisico, fisicamente. Stiamo in crescita per il rush finale, che poi se andiamo avanti così gli spezziamo le gambe a Torino. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E forza Juventus, fino alla fine.